Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati da Darius Rossonero. Allora ragazzi, parliamo di un po' di notizie che si sta parlando in sti giorni e di tutte queste notizie che veramente non ne posso più. Una, sparati dei nomi a caso, una più dell'altra. Non voglio parlare del numero 21 della nazionale, ma lasciamo perdere perché veramente... cioè... il fatto che tu dici che tifi ancora al Milan e tutte ste cagate, vergognati, veramente in modo ti devi vergognare. A noi tifosi che tu provi affetto, amore per il Milan, non ce ne sbatte i coglioni. Noi passiamo oltre, perché se tenevi a questa maglia, accettavi l'offerta che ti ha proposto il Milan. E non è che te l'ha proposta l'altro ieri, ti ha proposto questa offerta da febbraio, ti sta dicendo il Milan di rinnovare. E tu che non hai voluto accettare. Ecco, che è un bel discorsetto da fare anche qua, perché tu non hai voluto accettare questa offerta. E quindi sei tu quello che non ha voluto Milan. Io, ragazzi, rimpianti nel confronto dell'ex portiere non ce ne ho. Non ce ne ho. Voglio soltanto guardare avanti e voglio dare fiducia a Maignan, che è comunque un portiere nuovo e che non ne parla nessuno, soltanto ne parla del passato. Ragazzi, basta parlare del passato. Il passato ormai è andato, adesso bisogna guardare nel futuro, e nel futuro c'è Mike Maignan, bisogna dare fiducia a sto portiere, bisogna sostenerlo, che penso e sono convinto, anzi, che ci darà delle gioie extra, che comunque, perché non ne parliamo mai di lui, effettivamente, pure è venuto dal Milan proprio da giugno, ma da un mese, due mesi quasi, non ne parliamo di lui ed è sbagliatissimo. Si sta parlando anche di Touré, ragazzi, un terzino di Monaco, da quanto ho capito. Ecco, penso che questo sia il nome giusto, quello che sarà ufficializzato al Milan, perché ragazzi, è un giocatore che non si è ancora parlato di lui, ma che è uscito così dal nulla. È quel nome che penso che sia quello giusto, perché in effetti Milan lavora così sotto traccia, poi ne esce un nome a caso e che... con una trattativa avanzata. Quindi ecco, penso che questo sia il nome giusto che viene fatto. Le cifre, ragazzi, finché non le so, non ne parlo, preferisco non parlarne. Ne parleremo quando sarà tutto ufficiale. Le lasciamo lì accanto le cifre per adesso, perché sono un po' svariate una dietro l'altra. Ragazzi, non lo so, questo Touré non lo so, però vi dico la verità, un terzino sinistro che viene a fare il sostituto di Theo Hernandez, se dovesse venire veramente e concludersi questa trattativa, ragazzi, piena fiducia anche a Touré. Non ho tante informazioni su lui, quindi non ne parlo in dettaglio, andrò a informarmi di più perché comunque, ragazzi, io non è che seguo il campionato francese, quindi non mi piace neanche più di tanto, anche se è vero che negli ultimi anni con Moncada tante volte siamo andati a seguire i giocatori della Francia. Però, ragazzi, a me la Liga non mi fa impazzire, non mi piace per niente, anzi. Quindi, però penso che sia un campionato che non è seguito da molti. Detto questo, altra notizia, ecco, sembra Giroud, ormai siamo ai dettagli, è quasi ufficiale, e Giroud, ragazzi, è un acquisto che comunque io voglio dare fiducia, che penso che possa fare meglio di Mandzukic, ho questa fiducia. È un buon finalizzatore, sono contento che sia venuto al Milan, ragazzi, e non mi faccio la tragedia, ovvio, in questo momento da parte del Milan aspetto un altro colpo in attacco, perché penso che non basti solo Giroud per andare avanti questa stagione. Lì davanti forse serve un attaccante giovane, un attaccante promettente, serve qualcun altro, quello sicuro, e forse arriverà nei prossimi giorni, perché adesso il Milan si sta davvero muovendo alla grande sul mercato. È uscito anche il nome di Vlasic, ragazzi. Vlasic, un giocatore che gioca nel CSKA Mosca, è un giocatore che conosco non benissimo perché non l'ho visto giocare, ma che penso che abbia delle buone qualità. Tira, ha un bel piede, tira bene dalla distanza. Ovvio, ragazzi, che in questo momento qui c'è un bivio, perché il giocatore Vlasic si aggira intorno ai 30 milioni, 25-30 milioni, che comunque è una somma di denaro molto alta. CSKA Mosca non ne vuole sapere del diritto di riscatto, vorrebbe i soldi cash subito, e questa cosa bisognerà capire cosa vuole fare il Milan,
se andrà in fondo oppure no su di lui. Diciamo che il stipendio è di 3 milioni, è quello che è basso, e forse lì potrebbe spingere il Milan per andare su di lui proprio fino in fondo. È sul stipendio che penso che sia più convenibile. Ovvio, ragazzi, ora io mi chiedo, vi chiedo anche voi, ma ne vale la pena spendere i 30 milioni su Vlasic? Oppure spendere 17 milioni su Isco con uno stipendio di 9 milioni? Perché, ragazzi, diciamocela tutta chiaro, io non penso che il Milan spenda questa cifra, cioè 9 milioni non li spenderà mai su Isco. O Isco si abbassa a stipendio di 1 milione, che comunque sarebbe una bella tegola di denaro, di abbassarsi questo stipendio, il suo stipendio di così tanto, ragazzi, 2 milioni insomma in meno sono soldi, ovvio. Parliamo di cifre assurde, di cifre folli, però raga, io preferirei Isco. So che è una trattativa difficile, so che è difficile da prendere, però preferirei Isco. Anche se devo ammettere che pure Vlasic è un centrocampista che non mi dispiacerebbe, che davvero possa fare bene per il futuro. Non lo so, vediamo quello che succede nei prossimi giorni, ovvio. È un po', raga, non si capisce bene, perché da un lato lo stipendio di Vlasic balla basso, da un altro lato la somma del cartellino Isco balla basso, quindi sono più o meno scelte dove deve fare la società, e io le sosterrò comunque. Ovvio, ragazzi, che bisogna capire anche su questa cosa, su come andrà in porto queste trattative, vedremo nei prossimi giorni. E nulla, e niente, queste sono le notizie che gira di più, poi le altre non sto neanche a contarle, perché gli altri nomi veramente non me frega niente. Ne parlo di 2-3 paragoni, però preferisco che siano, diciamo, dei paragoni più parlati magari del Milan, invece che altri mille nomi che si sparano a vicenda, proprio delle cagolate assurde. Vabbè, ragazzi, detto questo, ci sentiamo in un prossimo video come sempre, e fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Ciao a tutti, ragazzi.